mattina dovevo fare un certificato, il secondo certificato più che altro, e allo sportello a me i certificati sono 3 ore che non c'era un operatore. Mo sono le autorità con la speranza che iniziamo insomma a essere operativi per andare via. Ancora caos all'ufficio anagrafe del comune di Torre del Greco. Ancora una volta i cittadini che avevano preso appuntamento per ottenere certificati e documenti personali si sono trovati a dover subire disservizi e disorganizzazione. L'assenza di un dipendente ha rallentato l'intero ufficio, già a corto di personale da mesi. La fila è divenuta presto ingestibile, senza alcun rispetto delle normative anticontagio. Queste problematiche, insieme all'insofferenza dei cittadini, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Caos all'ufficio anagrafe, cosa sta succedendo? Sarei quasi tentato di dire quello che succede tutti i giorni. Purtroppo, grazie alla quota 100 e grazie ai termini di pensionamento di molti dipendenti, i nostri uffici si stanno svuotando giorno dopo giorno, il che è una cosa che mi preoccupa, prima come cittadino e poi come amministratore, in maniera irreversibile. Purtroppo stamattina scopro che agli sportelli del rilascio carte identità e allo sportello del rilascio stati di famiglia, ecco, il dipendente è assente. Non ne conosco i motivi e non sta a me sapere il perché e per come è assente. Stamattina per l'ennesima volta abbiamo dovuto chiedere la presenza delle forze dell'ordine. Ho chiamato il dirigente pregandolo di spostare ad horas, ecco, dei dipendenti da altri uffici, sempre di servizi demografici, perché non è possibile che i cittadini debbano aspettare dopo aver prenotato e dopo aver atteso. Quindi un appello mi sento di farlo anche ai cittadini, di essere un tantino più pazienti e di essere un pochettino più comprensivi, di comprendere quali sono le ragioni per cui c'è questo disagio. Noi vorremmo poter accontentare tutti e subito. Perché sono state convocate le forze dell'ordine? Perché c'è stato un inizio di assembramento all'interno della sala e io ho dovuto pregare pazientemente i cittadini di ritornare fuori e di rimettersi in fila così come è previsto. Non è possibile, ecco, che se si apre una porta e una persona entra, sistematicamente venga seguita da una marea di persone, che poi in alcuni momenti capita sempre il meno calmo di turno, non oso dire più nervoso, che cerca di aizzare le persone, il che non è una cosa corretta, perché qui si svolge un pubblico esercizio e non bisogna, ecco, comportarsi in certi modi, a prescindere dalle ragioni che possono indurre o meno il cittadino ad assumere certi atteggiamenti, però in un luogo pubblico certe cose non vanno tollerate.